Grazie, bravo. Prego, prego. No. Signora Rosanna Brescia, in virtù dei poteri a me conferiti dalla magnifica rettrice, la dichiaro dottore in scienze storiche con il punteggio di 105 su 110. Effetto bellissimo, perché innanzitutto è stato un momento molto particolare, emozionante, e poi sinceramente non mi aspettavo di arrivare a questo punto, e quindi questo io glielo devo agli amici, le persone care che sono state con me, perché tutto nella vita non si fa da soli, non siamo soli. Qua in questi locali ci ho passato diversi anni a accompagnarla per gli esami. Con soddisfazione. La vedo un po' emozionata. Sì, sì, sono emozionata. Io sono del 1949, quindi ho 72 anni compiuti in agosto. Perché ha deciso di reiscriversi all'università? Cosa le mancava? Mi mancava la mia sete di conoscenza, è stato l'input che mi ha spinto ad iscrivermi, ma soprattutto perché io, avendo perso una figlia di 14 anni, è come se lo avesse fatto lei questo percorso. Infatti è tutto dedicato a lei, il mio lavoro, i miei sforzi, il mio sacrificio. È come se oggi al posto mio ci fosse lei. Lo rifaccio ottavo, all'Santivo, alla Sapienza. Mi sono documentata. Come l'ha scritta questa tesi? A mano. A mano. Computer. Scritta a mano. Mentre assisteva sua madre. Mentre mia mamma era seduta al tavolo a mia sinistra, alla destra c'era la badante, e io al centro con una montagna di libri che ero riuscita a reperire, e intimavo loro di stare in silenzio, perché altrimenti mi sarei distratta. Faceva l'amanuense, come appunto i monaci medievali. Esatto, come l'ultimo esame che ho fatto di paleografia, l'amanuense. Grazie. Di buona fortuna, un good luck. A lei. Ora una giornata di festa per lei. Una giornata, una piccola festicciola, un piccolo brindisi per fare gli auguri, perché anche con il Covid non possiamo, e poi io con la mamma in quelle condizioni non posso spostarla, e senza di lei non sarebbe una festa. Mi diceva prima, è sempre stato un mio sogno, fin da ragazza, sì, di poter fare l'università, di riuscire a laurearmi. Quando ero giovane non ne avevo avuto l'opportunità, sì, oggi ha recuperato. Sì, esatto. Che messaggio vuole lanciare anche ai più giovani? Di studiare, perché chi studia si eleva da quella che è la mediocrità, e non è mai troppo tardi per poter imparare, per poter apprendere tutto quello che ho appreso. Io mi sono arricchita, però ancora mi sento che mi manca qualcosa, e chissà che non possa continuare in un altro percorso, sempre.